insieme sono terribili, hanno la lingua lunga, pronti per lo show e hotpot. Se li ascolti in radio sa sorprenderti, lo sai, sono delle canaglie, per gli ospiti son guai. L'atmosfera è calda, un po' come YouPorn e hotpot. Loro sono scappi della società, pronti a sfidare l'umanità. Se coraggio resta ancora un po', niente può fermarli, perché questo è hotpot, 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 hotpot. Buonasera e bentornati in diretta su Hotpot. Attivasse l'audio anche vostro, ok, perfetto. Mi sentite, ragazzi? Ti sentiamo. Perfetto. Ci sentiamo a posto. Ok. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. In teoria dovremmo esserci su senza problemi questa sera. Spero che mi sentiate. Speriamo. Bene. In teoria, perché nel frattempo sempre, quindi aspettiamo. Nel frattempo sorseggio, scusatemi, non si dovrebbe fare, ma ho la bocca impastata. Scusa, hai una lattina vuota, lattina immaginaria? Allora, questa sera in compagnia di Jason, Giuseppe e The Hobbit in regia abbiamo il dottor Carlo. Buonasera, Carlo. Buonasera a tutti, ciao. Buonasera. Ciao. Non mi chiamate dottor Carlo, state a sentire. Come preferisci essere chiamato? Carlo, semplicemente Carlo. Vabbè. Allora, Doc, come te la passi? Come stai passando sta quarantena oltre al lavoro? In casa, buonino, attempato, vecchietti con la coperta. Ma dove sei, Carlo? Dov'è che sei? A Cosenza? Adesso, no, sono nelle Marche. Nelle Marche, ok, ok. Ma non lo senti nel nord, non lo senti dall'accento. Dai, no, sai che io non sono molto pratico degli accenti, a parte il calabrese. Vabbè, sono vicino in un paese piccolo, vicino Porto San Giorgio. Non so se vicino, cioè tra Ancona e San Benedetto. Beh, una bella zona, dai. No. Sì, sì. Quindi sei vicino al mare. Sono a 4 km. Beato te, noi siamo almeno a 400, almeno dalla prima costa, probabilmente. Da Varese, posso immaginare. Eh sì. Avete più vicino i laghi che il mare? I laghi non sono mare, non sono neanche mare. Esatto. Sono d'accordo. Sempre meglio il mare. Niente, Carlo, vuoi raccontare un po' chi sei ai nostri ascoltatori? Magari qualcuno non ti conosce. Io faccio il cardiologo ad Ascoli Piceno e sono per hobby da molti anni Fabrizio De André, con una band che mi accompagna, molto nutrita, di 10 elementi, compreso me, e la band si chiama Caro De André. E abbiamo girato anche parecchio in Italia, abbiamo fatto molte regioni, da nord a sud. E in una di queste tappe, vari anni fa, ho conosciuto l'amico Giuseppe che ci ha invitato a Bonifacio. Esatto. A mangiare. Al famoso griglia e piglia. Ecco perché. Non so se vi spiego. Sì, sempre, l'invito c'è sempre. La prima volta che verrò giù dovrò andare a mangiare a gratis a sto griglia e piglia io. Con tutta la pubblicità che gli si sta facendo nel nostro programma, ma minimo ci devo andare a gratis, minimo. Ma io e tutta la mia famiglia. Approfittiamo per salutare... Bravo, stai zitto però, hai rotto i coglioni. Approfittiamo per salutare anche Simona e Maurizio, che non li vediamo da un po'. Saluti ai nostri amici del griglia e piglia. La fornitura di birra per quest'estate, ecco. E che non sia come le mascherine, mi raccomando. Esatto. Che manca la mascherina, la soluzione si trova, ma se inizia a mancare la birra, sono guai. E lì,
panico, lì c'è il delirio. Io delirerei. Ecco, comunque volevo comunicarvi che la diretta su Facebook è come sempre bannata, c'è qualche problema come al solito. Secondo me il problema è dalla regia. Può essere, dimostralo. Può essere, sì. I problemi sono sempre tuoi. Vabbè, allora io direi di lanciare il primo pezzo del... Ce l'hai pronto? Così dopo torniamo con Carlo che ci racconta un po'. Che pezzo vuoi? Che pezzo vuoi? Il pezzo di Carlo o un altro pezzo? Lo teniamo per dopo. Quel bravo, dai. Bravo. Lancia prima un altro pezzo, dai, così dopo ci spiega Pupo, bene. Pupo. Per... Vi do una perla di Pupo. Vai. Grazie, o cuore mio è dopo vostro, viva la Calabria! Vai! Hey! Vi voglio bene, andiamo di cazzi di mano, forza! Noi siamo terroni, mangiamo, fino a quando scattiamo, nazziamo! E non te vuoi capa, pariamo, anche una cosa nuova contiamo. A bagnare te mangio torrone, a Belmonte ci sono i pemmatori, a Frascinetto c'è ovino, a Crotone o pecorino. E pane soppressata tutta mai mangiata, con una leva ammaccata, porpetti molingiani, vina da mingiane, da avanti fu a colare. Sai marasella, patate impacchiose, tua fonge vabose, te fa una vasca da mandea, taccati cipolla tropea. E se scendi un poco più sotto, a Reggio c'è un bergamotto. Su conta bruciato, pipi soverato, tu non ha mai provato. Se hanno porco un zimmitato, mi sa che si è fregato, scarafoglio da sonnato. A Rosa Marina, na pochi scapeggi, torteno da legge. A Pasqua ti mangi no bello cocolo, a Raffaello mostazzuolo, a Natale ti sviluppi no ogodoriaggio e tammucchino torteggio. Si tipo senta poco no guaglione sano, ci sono l'arancio coreano. Si pare ti fa una bella camminata, un discorda aggiungata. Andiamo di mano, vai vai, sulle mani, sulle mani. Uè papà, sei un maestrone. Si ti senti una a poco un bacchiosa, pizzo c'è un tartofo. Se con una femmina ti vuoi senta importante, mangiati un'anduia piccante. E pane soppressata, tutta mai mangiata, con una leva ammaccata. Porpetti molingiane, vino da mingiana, vanto fu a colare. Hey! Oh ragazzi, siamo ritornati online. Allora Doc, non conoscevi questa versione di Pupo? No, no, questa mi mancava, ma è simpatico. Dico che penso che stai pensando di fare una cover anche te di Pupo adesso. Esatto. però questo è un calabrese doc. Sì, tra l'altro, molto meglio dell'originale. Presenza specializzati in parodie, insomma. Beh, bellissimo, simpatico. Molto simpatico. Ci vuole, ci vuole. Allora Carlo, dai, raccontaci un po' la tua carriera ospedaliera, come partita. Ma io non ho una gran carriera, diciamo una corriera, perché di vagoni di ore di lavoro, e noi stiamo là, siamo un gruppo discretamente nutrito di 14-15 colleghi, è una cardiologia abbastanza, fa mole di lavoro abbastanza grossa.
adesso con questa storia del virus ancora di più, perché essendo la nostra ASUR divisa in due blocchi ospedalieri, uno a San Benedetto, uno a Ascoli Piceno, hanno messo a San Benedetto tutti i pazienti Covid e da noi hanno mandato gli altri, che però sono una schiera numerosa, perché è giù anch'io, capito? Tengono solo pazienti infetti e quindi tutto il resto viene da noi, che è, diciamo, in pratica vi è triplicato il lavoro. Sì, un gruppo nutrito parecchio. Ecco, ma come speriamo, sono adesso, mo che sta andando, diciamo, l'epidemia sembra un pochino scemare, speriamo di ritornare quanto prima a una situazione, diciamo, più verosimile all'antecedente, perché sennò qua si scoppia. Ecco, approfittando del fatto che comunque sei un primario di un ospedale importante. No. Sei un dottore, scusami. scusami. E approfittando comunque del fatto che sei un dottore, come lo vivi tu questo virus? Cioè, ma io lo vivo come lo vivete. Nel senso, come la vedi? La vedo con le stesse paure con cui lo vedete voi. In più, la cosa che un po' così, ieri ne parlavamo con Giuseppe, la cosa che più mi stupisce è che gente, diciamo, che passa per esperta viene a, insomma, vive della propria visibilità, insomma, è vissuta della propria visibilità sparando anche delle cose non vere, per cui questa cosa qui poi destabilizza l'opinione pubblica, capito? Perché se una persona addetta ai lavori ti dice a gennaio che il virus non verrà mai in Italia, o altri dicono magari è come una semplice influenza, poi oggi i dati dicono che la metà dei morti, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che la metà dei morti era nelle case di riposo. Quindi questo la dice lunga sull'aggressività che c'è stata. Invece a me è piaciuto un virologo che ha detto una cosa che io condivido, poi magari anche questa verrà sconfessata, cioè che andando avanti nel tempo il virus dovrebbe tendere ad essere meno virulento per una legge dell'evoluzione che dice che ogni essere il suo fine è quello di sopravvivere a se stesso, no? Sì. Allora, se il virus è molto virulento ed è molto letale, alla fine, uccidendo tutti gli ospiti, anche la sua corsa finisce. Esatto. Se invece lui diventa come è successo ad altri agenti aggressivi, come per esempio mi viene detto dai nonni, al tempo dei bisnonni, dove c'erano malattie batteriche mortali, come gli ascessi, bastava beccare un ascesso cutaneo da stafilococco, si poteva morire. Poi lo stafilococco è diventato un batterio saprofita, cioè che vive sulla nostra pelle. È chiaro che se trova la porta d'ingresso di un soggetto debilitato, anche lo stafilococco ti uccide. Però ecco, si è adattato nel tempo a una evoluzione tale che questi agenti così aggressivi diventano simbiotici, cioè vivono con noi senza rompere le scatole comunitarie. Questa potrebbe essere... Esatto. Ma anche tu ti aspetti una seconda ondata? Ma è probabile, queste cose qua è inutile dirle perché nessuno le sa. Io sono convinto che neanche i più esperti le sanno. Così come la storia che non è detto che ci si immunizzi. Cioè, sono tutte cose che vengono dette per paura, non per cognizione di causa, perché loro non lo sanno. Se voi accedete a tutte le riviste scientifiche
delle società di infettivologia europea e americana, e questo non c'è scritto. Quindi non si può, capito, dire domani può succedere che un meteorite colpisca una parte del globo terrestre e tutto verrà distrutto. Sì, è vero, è possibile, ma che lo dico a fare? Ecco, una domanda che ci hanno posto anche dei nostri amici che ci seguono. Secondo te, no? Siccome sono molto complottisti, ci dicono, ma come mai non si parla di altri morti? Cioè, ormai muoiono tutti di coronavirus, no? Cioè, vengono calcolati anche quei morti nelle morti da coronavirus? Ecco, questa è una cosa, hai toccato un tasto molto delicato, perché tu, come sai, quando muore una persona si compila un modulo, che sì, è il modulo ISTAT. Allora, questo modulo lo compila il medico che vede il paziente che sta morendo, che è morto da poco, lo deve aver visto morire. Se no, se non l'ha visto morire, compila il modulo, ma non può scrivere la causa di morte. Okay. Ma spesso viene scritta lo stesso, perché magari è un paziente anziano, tutto debilitato, che ha avuto la polmonite, allora quello scrive prima causa polmonite, seconda causa cardiopatia ischemica cronica, ipertensione, diabete, eccetera. Ora, in questo purpurri c'è anche questa benedetta, maledetta polmonite da virus. Quindi è difficile scremare quelli che sono morti con il coronavirus e quelli che sono morti per il coronavirus. Questa è la cosa più difficile. È logico che se tu prendi un ragazzo giovane, un giovane atleta, come è stato uno dei primi avvò, che è stato scoperto grazie all'intuizione di una collega anestesista che non ci vedeva chiaro su sta polmonite in un atleta sano, e per prima ha fatto partire st'idea di fargli il tampone, cosa che in Italia era pressoché sconosciuta. Lei è stata, diciamo, un pioniere, perché ha allertato tutta la comunità, perché c'era questo ragazzo di 38 anni che poi ne è venuto fuori, ma è stata molto dura, ci ha messo parecchio. Quindi ecco, questo qui, se fosse morto, sicuramente sarebbe andato nel gruppo di quelli morti per il coronavirus, perché poi nelle persone più defedate, che hanno molte patologie, capire se il virus ha dato il colpo di grazia oppure se sarebbero morte ugualmente, questo è un po' più difficile. Quindi sicuramente tutta la grande statistica un po' sarà viziata da questo, soprattutto nelle persone più anziane, che poi fanno parte però del gruppo più grande di morti. Quindi anche lì non sarà facile, cercheranno nella comunità chiusa come quella di Vo, probabilmente riusciranno a tirar fuori qualcosa di più interessante, perché è stata una comunità proprio chiusa a sé che ha ricevuto questa grave infezione, che ne è venuta fuori da sola, nel senso che senza altre contaminazioni. Ecco, ma noi siamo un po' complottisti, no? Tu Jason sei un tettapiattista, e io e Giuseppe l'abbiamo sempre detto, e tu fai parte dei tettapiattisti, che sia chiaro. Ecco, quindi quindi è già quello è un problema. Non c'è nessun complotto dietro. No, stavo dicendo, volevo chiedere se può. Io ho capito, cioè, dove vuoi parare. Ecco, perché si parla tanto anche che della possibilità che comunque non sia un virus che sia nato così dai pipistrelli, come dicono, ma che sia. Ma sarà sicuramente l'evoluzione di un altro virus. Allora, guarda, io su questo non ti posso rispondere. No, ecco, giustamente, da dottore. Come segreto professionale. Noi ci dobbiamo provare. No, ma guarda, Jason, non per etica, ma proprio per perché non possiedo la verità. Se no, se ci avessi la verità, al limite la venderei, se non ve la volessi regalare.
però io la verità non ce l'ho. Nel senso che io mi devo fidare delle società scientifiche per legge, per il mio lavoro, capito? È proprio insito nel mio. Però è anche vero che ci sono stati dei casi nella storia eclatanti dove gente, per esempio, a me viene in mente quell'illuminata persona che disse 30 anni fa, 40 anni fa, che l'ulcera lui aveva individuato la cura con gli antibiotici. Sì. Questo venne deriso nelle comunità scientifiche, venne preso per folle e venne cacciato. Oggi l'ulcera la curiamo con gli antibiotici. Ecco, pensate. Detto questo, è vero che anche Montagnier, che si sveglia la mattina, premio Nobel, e dice che il virus è stato fatto in laboratorio per un errore, per cercare un vaccino contro l'AIDS, un altro che dice un'altra cosa, un altro che ne dice un'altra. Io queste cose qui non le posso escludere. La comunità scientifica ad oggi... Un'ascoltatrice che insiste con il laboratorio, vuoi risponderle qualcosa? Sto dicendo queste cose. Un'ascoltatrice a caso? Ho capito chi è. Allora, meglio che non risponda. Perché vabbè, è convinto. Sei nel dubbio come noi, dai. Ma per forza. Sì. Però, ecco, è anche sbagliato dire, io sono sicuro che questa cosa qui sia stata fatta nell'ambito di una guerra batteriologica. Perché se tu sei così convinto, bisogna che porti le prove. Io le prove per dirti che non è vero, non ce le ho. Non ce le possiamo avere. Però sai, con tutti quelli che l'hanno anticipata questa, come Bill Gates nel 2015 che se l'aspettava, come tanti altri, un po' il dubbio ti sorge, giusto? Certo, anche la trasmissione che c'è stata, no, lì su, come si chiama? Non so se l'avete visto, una trasmissione di anni fa dove parlava sì, di su TG3. Su Rai 3, esatto. Rai 3. Leonardo, bravo. Però è anche vero che i Maya più di 3.000 anni fa hanno predetto che la fine del mondo nel 2021 e non erano degli sprovveduti proprio. Speriamo di no. Quantomeno portano un po' sfiga. Però ecco, speriamo, cioè, che era nel 2120. Esatto. Ecco. Beh, siamo usciti dalla spagnola, siamo usciti da tante altre cose. Speriamo di uscire spagnola, bene. La spagnola penso che avevano meno robe anche per studiare. Certo. Avevano, no, sicuramente non avevano la manipolazione genetica, e la spagnola ha fatto 50 milioni di morti, mi sembra, da internet che risulti. Quindi dico, adesso stiamo a 200.000 morti nel mondo. Sono sempre tanti, però c'è una bella differenza. Sono una marea. No, però marea. 200.000 contro di adesso, contro 50.000 dei tempi, sono tanti. 50 milioni. Sono tanti. Sì, lui stava pensando alla lira. Stava pensando alla lira. 50.000 di adesso, ai tempi erano di più, no? Pistola. Invece... domanda, insomma, per quanto riguarda i farmaci, cioè seguendo i vari TG eccetera, si sente di alcuni ospedali eccetera che usano dei farmaci che a quanto pare aiutano eccetera, però non vengono usati da tutte le parti. Ad esempio in Lombardia ancora si rifiutano di usare il farmaco sperimentato a Napoli eccetera. Fondamentalmente, chi decide quale farmaco usare e quale no, oltre alla moneta, insomma? Questo purtroppo apri anche qui una piaga, perché quando non ci sono... Noi adesso, la medicina oggi, purtroppo, prima la medicina era un'arte, no? Quindi, come posso dire, c'è l'artigiano del ferro che è migliore dell'altro perché... fa delle cose più belle, la gente
si fida più delle sue opere, come uno scultore, no? La medicina invece oggi è diventata una medicina livellata ed è basata sull'evidenza. Praticamente ogni branca della medicina, come per esempio anche la cardiologia, ha le sue linee guida e tu ti devi attenere a quelle linee guida. Cioè, se viene da te uno diabetico, con colesterolo, fumatore, eccetera, eccetera, tu devi dare questo tipo di consigli. Questo tipo di consigli è un tipo di consigli standardizzato nel mondo. Quando viene fuori una cosa diversa che nessuno conosce, lì cominciano i guai, perché noi non siamo più abituati all'artigianato e quindi quando ognuno va per conto suo ci potrebbero essere dei problemi, soprattutto di invidia e di suscettibilità da centro a centro. Però questo signore Ascerno di Napoli ha dimostrato, insieme ad altri, perché fosse stato solo lui, insieme ad altri ha dimostrato che in una determinata fase della malattia alcuni farmaci immunosoppressori hanno dato una grossa mano alla sopravvivenza di questa gente. Questo non viene accettato da quell'altro pure supervisore lì, molto fotogenico, molto televisivo, del professor Gallo, non mi ricordo come si chiama, che è addirittura lo ha beccato a questo Ascerno. Però ripeto, rimangono cose a livello televisivo. Qua la medicina non può essere una cosa a livello televisivo, no. Perché io in materia dico che se insomma non c'è nessuna soluzione certa, però se c'è un farmaco che sta aiutando, già sperimentato da un'altra parte, sono d'accordo con te. Lo proverei, insomma. Io sono d'accordo con te. Questo in un'atmosfera di non invidia e di non, come posso dire, di non spocchia. La classe medica in questo un pochino pecca. Ecco, ma Carlo, ma se invece facessimo come ha consigliato Trump, che usassimo il disinfettante, cosa ne pensi? Mica ci avrei scommesso le palle. Quello è stato... Allora, ieri noi abbiamo una chat, no? Noi colleghi della cardiologia, no? Una chat su WhatsApp. Ieri un collega ha mandato sta roba e io ho risposto: benissimo, dite al signor Trump che sono disposto a fare uno studio doppio cieco dove io e lui stiamo in una stanza contaminata dal virus, io mi ci metto volontario, lui si beve 300 cc di soda caustica, poi ci fa l'aerosol e se le inietta sul computer, io mi fumo 3-4 sigarette come sto facendo adesso con voi in compagnia, poi facciamo il follow up a 3, 5, 10, 30 giorni. Io ci sto. Però noi stiamo scherzando, ma ti do notizia di questa sera che l'ho letta prima. Datemi un secondo, vabbè, ve la riassumo io. In America in 100 sono stati ricoverati per aver provato il disinfettante. Questa è una gran cazzata, però vedi? No, nel senso... È una notizia vera. Sì, ma dico... Se fosse vera, questa è una cosa grave. Sì, 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 è vera. L'ho trovato in un sito, non è lercio.it. Ah, ok. Il primo è stato in Maryland, mi pare di aver letto, ma poi in 100 comunque sono stati ricoverati per aver... è stato questa cosa qua, magari Giuseppe nel tempo, cioè ora che magari lanciamo la prossima canzone riesce a scovare la notizia. Cosa? Ma non è che l'hai trovato sullo stesso sito del 5G, no? No, Pietro, adesso te la giro se la ritrovo io. Vuoi anticiparci invece, passiamo a robe un po' più easy, qualcosa del tuo gruppo, che noi tra l'altro siamo fan di De André, almeno io e Giuseppe. Allora dai, facciamo una canzoncina. Ci fai una canzoncina live? Ha detto facciamo, ciò vuol dire che lui suona e canta e tu accompagni.
Ah, ok, ma io Pure, sono sì, suonato. pure mi aiutate a cantare, però però. aspetta, Doc, prima di chiudere c'è una domanda di una spettatrice. L'ultima Ancora. domanda, poi mandiamo una canzone. Chiede perché l'ospite non si è pettinato prima di presentarsi in diretta. Vuoi risponderle qualcosa? Diciamo che a una certa età l'estetica viene meno, Penso che sia mirata questa domanda, eh? No? sì, ma io penso di aver capito, perché mi sa che è sempre la stessa La stessa persona. persona di prima. Sì. Vabbè, dai, io direi lanciamo il pezzo del nostro amico Carlo e poi ci racconta tutto della sua band di De André. Vai. Vai. Thank you.
grandi, 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 grandi. Un gran bel pezzo. Grazie. Quanti siete nella band? Vuoi salutarli i tuoi compagni? Ma come no? Saluto. Allora, partiamo dal gentil sesso, Tiziana Marilungo, una vocalist di alto livello che poi si è data un'altra carriera, quella lavorativa, però aveva fatto anche Castro Caro Terme da ragazzina, molto bello. Michela Alessandrini, insegnante di flauti, eccetera, eccetera, suona flauto, ocarina, ottavino e tutti gli strumentini a fiato. Poi Johnny Di Clemente, un chitarrista di alto livello, anche a Sono livello Johnny. internazionale, chitarrista che suona tutti gli strumenti a corda del mondo, dal lutto al bouzouki, alla chitarra a 10 corde, 12, 6, 5, 4, anche una corda, ogni corda definito dagli amici. Poi abbiamo un batterista che è Giovanni Damiani, che fa tutto anche con grandi come Baglioni, eccetera, eccetera. Poi abbiamo Massimo Liverotti, che è un altro grande chitarrista elettrico prevalentemente, che saluto caramente perché poi ha perso la mamma da pochi giorni, mi sono molto vicino. E poi abbiamo Roberto Rocchetti al violino, perché lui è insegnante di musica, e Fabio Andrenacci alle percussioni e Andrea Basili al basso. E al violoncello, anche lui diplomato in violoncello e anche direttore di corali musica sacra. Ah, siete abbastanza. Siamo 10, sì. E a Quindi Florindo sommelier. Terrani, fisarmonica e tastiera. Avevo lasciato il maestro Terrani, mi ha cambiato il paziente. Perdono, chiedo. Una parentesi, io che li conosco, sono l'unico gruppo che hanno anche il sommelier integrato. Abbiamo un sommelier integrato che ci passa il vino tra un pezzo e l'altro con una specie di pesca con al bordo diciamo il reggibicchiere, e si chiama Gioacchino Crocetti, il grande Gioacchino, e ci segue e ci fa un po' da reporter, è la nostra memoria, fa le fotografie, Ascolta, riprese Carlo, e poi. se volete voi nel vostro gruppo, noi abbiamo Giuseppe che potrebbe venire lì e tra un bicchiere di vino e una canzone, lui vi affetta una fetta di salame, a vedere tutto il ben di Sì, Dio che ha dietro bravo. le Giuseppe è sempre il benvenuto. Solo che ho paura che lui più che portare sottragga il vino. Non sono molto sicuro che arrivi quella fetta di È salame. facile che arriva, la buccia arriva sicuro, o no, Giuse? Quella arriva. Ecco Carlo, ma Grande Giù, com'è nato il grande. vostro progetto? Ma il nostro progetto è nato così un po' per caso, perché qui al paese nel lontano 99, quando Fabrizio se n'era andato da un annetto circa, e così mi vedevano sempre strimpellare sta chitarra. Io sono un appassionato di Tendre dall'età di 15 anni, quindi È stata dura. era, sì, era l'alto mesozoico. Quindi allora mi hanno così incitato a fare una serata a memoria, sì, riproponendo i pezzi suoi. L'abbiamo fatta in un teatro, paese qua vicino, e mi sono rivolto ad Andrea Basili, che era l'unico musicista professionista che conoscevo, che è l'attuale bassista e violoncellista, il quale mi ha un pochino introdotto in questo mondo di musicisti e mi ha portato non tutta questa band attuale, eravamo 5-6 elementi e siamo partiti così. Poi l'abbiamo nutrita mano a mano. Si sono aggiunti gli altri. Si sono aggiunti mano a mano, sì. Ecco, ma Visto che. fate parecchie date? No, perché io col mio lavoro non, ovviamente non posso. Devo prevalentemente dare la precedenza al lavoro. Al Quindi lavoro. anche qui
sai, i musicisti a volte poi si irrediscono per questa storia, però quando arrivano magari serate consecutive, come può succedere nei mesi di, poteva succedere nei mesi di luglio e agosto, cercavo di prendere ferie. Per esempio, adesso noi avremo una data che sicura, non so se andrà in porto, ma è già fissata per il 30 agosto in provincia di Salerno. Beh, voi fatemi pagare lo stesso. E poi vedremo, gli dite. Poi Una vedremo. bella storia. E questa sarebbe fissata per il 30 agosto, ma non credo che andrà in porto. Non lo so, ma non credo. Vediamo. Bello comunque. Quante band siete di cover di De André in Italia? Ah, in Italia sono Sono tantissime. tantissime, eh? Uno sfracello. Così vecchie no, però almeno questo posso vantarmi e nello stesso tempo pentirmi di quello che dico, che forse la nostra è quella più vecchia. Ma cosa ti ha... 1900. Concerto preferito e perché proprio Bonifati? Come? Dico, il concerto tuo che ti è piaciuto di più, che è preferito, e perché proprio quello Bonifati? Ma perché ci sei te? Beh, insomma, no, Bonifatti non è stato un concerto con tutta Sì, la vabbè, era band. una forma molto ridotta. Eravamo io e Johnny, però è stata una settimana indimenticabile perché nei concerti funziona così, che si parte con pulmini, si viaggia la notte, insomma c'è uno stress enorme. Invece a Bonifatti io sono andato giù, mi sono fatto il mare, sono stato 6 giorni, 7 giorni a mangiare e a bere, Con Giuseppe. con Giuseppe, a cazzeggiare, a Pia il Sole, insomma. È stata una vacanza in piena regola. Il concerto è stata la ciliegina, ma la torta era già bella che predisposta. No, beh, dai, scherzi a parte, una tappa che diciamo ti ha segnato di più, che ricordi Ma sai, vedere con la band più o meno al completo. magari ecco, quando abbiamo suonato in Piazza Plebiscito a Napoli, quella è stata un'esperienza bella perché una piazza stupenda ed era foderata di gente, e anche se non eravamo l'unica band a suonare di quella sera, però è stata un'esperienza molto, molto bella perché vedere tutta quella folla, è una piazza immensa. Io non so se ci impieghi 5 minuti per attraversarla. E vederla piena di gente non è una cosa. Insomma, Non è cosa neanche che facile cantarci, diciamo la no, verità. assolutamente. La voce, diciamo, l'ugola rimane un po' più strozzata, capito? Sì. Però là poi interviene Gioacchino a risolvere il problema Ecco, quel dell'ugola. giorno non c'era, quindi no, c'era, ma non... adesso lui viaggia con la borsa della Croce Rossa, piena di bottiglie, di bocce, rosse e bianche. Quel giorno non ce l'aveva. Ecco, ma cosa ti ha dato De André? De Ma cosa... André, la De André non è, De André ti dà un modo di pensare che deve essere così, canzonatorio, e poi istrionico, dove alcune certezze che vedi nella gente che non lo conosce, cioè vedi che perdono tempo ad averle. Ecco, diciamo così. Era unico De André, era unico, Sì, unico. è un maestro di pensiero essenzialmente. Poi che uno si appassioni alla musica, alle canzoni, tutto quello è una cosa che si aggiunge eventualmente, però è il pensiero che è intrigante e che è attualissimo. È attualissimo. Tu lo vedi, lo palpi vedendo quello. Leggendo i giornali, vedendo la realtà, è un veggente, ecco, è il veggente, è il Rimbaud italiano.
vero. Ma c'è un artista ad oggi che secondo te si può lontanamente, perché è molto difficile avvicinare a De André? Io conosco poco la musica italiana moderna, però ecco, facendo riferimento sempre alla stessa agli stessi confini, direi De Gregori, però non è moderno, diciamo. Diciamo che i cantautori sono un po' finiti nel dimenticatoio. Io non riesco ad appassionarmi alla musica italiana moderna, però questo è un mio difetto. La vediamo uguale. Ecco, allora siamo in due. La vediamo uguale. Hai domande, De Hobby? Sì, no, volevo dire a Domenico che ho letto che vuole portarci le cannoli, le paste con la mandorla. Quella è roba buona, cazzo. Se mi prendete, posso ricalarmi. Ma volentieri. Giuse, assunto. Assunto, dov'è? Ci abbiamo i salami di Giuseppe, dopo i cannoli e le paste di mandorla di Domenico. Le birre le portiamo io e Hobbit. E via, siamo a posto. Ah, io sono un goloso, golosone. Sono un golosone anche tu. Poi la Sicilia si sa che sono bravi con i dolci. Ma penso che anche con molte altre pietanze, non solo i dolci. Io avevo una domanda, volevo sapere qual è la canzone tua preferita di De André. Ah, ecco, questa qui. Non lo so. È bello, qui tocchi è difficilissimo. Diciamo, se vogliamo essere originali, Cresa de Ma. Perché lì lui è veramente, la storia la conoscete voi, no, di quest'album. Praticamente i discografici lo davano per perso, non volevano neanche tirar fuori l'album se non con poche copie, perché allora si vendevano i dischi, quindi la gente, i cantautori guadagnavano anche oggi diciamo, se la musica è digitale, no? Scarica, eccetera, è nel web, eccetera. Allora invece bisognava avere in mano il disco, prima il 33 giri, poi il CD, eccetera. Quindi la casa discografica faceva molta attenzione alle possibilità di vendita. Quando hanno ascoltato Cresa de Ma, sono rimasti scioccati, perché hanno subito fatto, loro hanno nella testa il pezzo e poi il registratore di cassa, no? E le due cose messe insieme non sembrava che andassero d'accordo. Poi dopo sono stati ampiamente smentiti, perché è diventato disco di platino, ha venduto oltre 300.000 copie, mi sembra, eccetera. Ed è un in quel periodo si sciacquavano la bocca con la musica etnica, la musica popolare, ma di fatto solo i napoletani e alcune nicchie di regioni come la Calabria, come il Piemonte, come la Valle d'Aosta, come diciamo gruppi etnici minori come gli occitani, però non erano conosciuti a livello globale. Lui è riuscito a far parlare di sé anche Wim Wenders, non so se mi spiego, che l'ha citato. Insomma, cioè Wim Wenders non è un terracottaro qualsiasi. Quindi quando la musica etnica di una lingua semi sconosciuta, perché il genovese è conosciuto solo ai genovesi, già il napoletano è una lingua un po' più internazionale, perché da De Filippo a Totò, eccetera eccetera, insomma il teatro napoletano, Gigi D'Alessio, il grandino. Esatto, e quindi esportare la musica genovese oltre l'oceano ci è riuscito Fabrizio De André. Spettacolo. Invece un altro aneddoto ti chiedo, sempre su De André. Allora, raccontaci un po' sulle cosiddette donne di De André,
di cui insomma una in particolare, Nina, che ho conosciuto anche grazie. No, l'abbiamo conosciuta insieme. Sì, vabbè, collaborazione con te e con altri. Beh, lui, allora, nelle donne che ha cantato ha trovato, diciamo, queste caratteristiche, ha trovato l'aderenza al sacrificio, no? La donna come vittima del sacrificio. E in effetti la storia culturale, non solo italiana ma anche europea, la donna ce l'ha fatta vedere sotto questo aspetto. Oggi si parla di parità di diritti perché le donne votano, perché le donne lavorano, però di fatto dal punto di vista culturale la donna è ancora penalizzata, perché viene pagata di meno nel mondo del lavoro, viene il periodo della gravidanza, poi le lascia la fatica del reinserimento al lavoro, insomma, ancora non è tutelata. Se noi pensiamo che hanno iniziato a votare nel 46, insomma, non è così lontano poi. Ecco, lui, insomma, quando ha fatto un'intera tournée nel 92, dedicando la prima parte ai personaggi femminili delle sue canzoni e la seconda a quelli maschili, e ha posto l'accento su queste differenze che hanno, e poi vede la donna anche sotto l'aspetto del mistero, perché diciamo la donna e l'uomo, in effetti io su questo sono d'accordo, appartengono a due mondi secondo me completamente diversi, sia come aspirazioni, sia come istinto e sia come lungimiranza. Ecco. L'uomo non c'ha questa lungimiranza, la donna, avendo questo potere sovrannaturale, che è quello della creazione, probabilmente ha una lungimiranza maggiore. Noi ci fermiamo più alle cose più vicine, probabilmente. È vero. Invece un aneddoto simpatico, magari dovuto a qualche concerto? È capitata mai qualcosa di strano, divertente? Mi è capitata. Adesso mi è venuta in mente una cosa, ma è sconcia, non so se posso dire. Sì, può dire, è passata mezzanotte, il programma si chiama Hot Pot. Perché non c'è una. Allora, eravamo a suonare a Valdagno. Sì. In provincia di Vicenza. E... insomma, il concerto sembrava fosse piaciuto, io ero tutto felice, proprio sai quando sei in estasi, no? Che stai così con la faccia come un coglione, no? E c'era un gruppetto di ragazzi e ragazze che io avevo già adocchiato, per 3 ore non facevano altro che bere la grappa con vari gusti, no? Diciamo, quindi erano veramente ciucchi avanti. E quando è finito il concerto, no, si avvicinavano alle transenne, le hanno spostate, sono venuti di sotto, un'altra, poi alla fine il fonico del mixer si è rotto le balle, ha staccato e ha messo la musica, come si dice, G7. Quella, esatto. Allora questa, una ragazza, ma io ci avrò avuto 45 anni, questa ci avrà avuto 18, 19, si è avvicinata lì forte, mi fai Yanda, voglio sentire Yanda ancora Yanda. Io ho detto, guarda, purtroppo hanno staccato, se mi fai Yanda ti faccio una bocca. Io ma che dici? Hai dovuto riaccendere tutto.
Non ti chiediamo poi come è andata a finire. No, 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 è finita lì. No, è Gli hai finita lì. offerto una bocca tu. No, è finita lì perché Anda non si fa. Che peccato. Vabbè, ma... niente, vuoi farci sentire qualcosa dal vivo allora? Dai, se mi dite, ma perché a me piacciono quelle pallose, però, Non so se. Beh, anche a noi piacciono quelle un po' più. Se poi Ditemi, vuoi farmi avete. fiume, se vuoi farmi fiume San Creek. Allora, questa è quella, ecco, per esempio, anche un'altra cosa, cioè io mi perito di essere un cultore. Saint Creek, chitarra e voce viene così così, però la facciamo. No, Vai. dai, fai quella che ti senti di più. No, Intanto, io te la faccio, te la faccio. ti interrompo un attimo che Domenico ci ha mandato il numero di WhatsApp che ci vuole mandare tutti i costi che mandano. Chi è Domenico? È un È il nostro nostro fan dalla fan, Sicilia. è un grande, è un È un grande. grande Domenico. Per queste cose vedremo se Giuseppe avrà modo di Giuseppe, attivati contattarti. per favore, però Giuseppe, non finirtene te, sii clemente con noi. Giuseppe, Guarda che ti tagliamo fuori dalla diretta. Prego, vai Carlo. Cosa ci fai ascoltare, Carlo? Vediamo questo cavolo qua. Quella che ti viene più semplice, lascia stare le mie preferenze. Vabbè, si sono presi il nostro cuore sotto una coperta scura. Sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca auto. Fu un generale di 20 anni, figlio di un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del sangue. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisogno. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora più. Chiesi a mio nonno solo un sogno, mio nonno disse sì. Ora i bambini giocano sul fondo del sangue. Quando il sole alzò la testa fra le spalle della notte, c'erano solo cani e funghi e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cerca sul fondo del sangue. Si sono presi i nostri cuori sotto una coperta scura. Sotto una luna morta, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca un cuore. Fu un generale di 20 anni, figlio di un temporale. Ora i bambini muoiono sul fondo del sangue. Thank you.
Bravo Carlo, questa è poesia vera, ragazzi. Sì, senti che è qui. Purtroppo il telefono, insomma, l'iPad, quello che sia, non permette di sentirlo bene perché lo riconosce come fosse un rumore e tende a sopprimere la chitarra, però ci accontentiamo. Esatto. Ah, però si è sentita, dai, si è sentita. Sì. Giuseppe, aspetta, prima da casa ci chiedeva Clemente, vai Giuseppe. Allora, Clemente, sì, il nostro Clem, chiede, insomma, se vuoi raccontare in due parole il rapporto di De André con Gesù e con l'anarchia. Ai, mamma mia, Clem. A quest'ora le dura. Lui, allora, in questo, per esempio, io non sono... Ecco, io non sposo tutto quello che dice lui, però lui diceva che... per lui Gesù è stato il più grande anarchico della storia e che quindi al di là del fatto religioso, lui vede nella figura di Gesù una sorta di autentico maestro di pensiero, no? E lo mette e lo fa ben capire nella Buona Novella. In tutto l'album La Buona Novella c'è questo respiro continuo e tutti i personaggi che vengono umanizzati in maniera divina, no? Nel senso dell'umanesimo più regale. Sono tutti personaggi che escono dalla teologia e rientrano dalla porta principale dell'umanesimo. Questo è quello che lui un pochino vuole trasmettere attraverso queste canzoni, insieme alla, diciamo, all'avversione verso il potere. Quando lui spiega che Maria, la mamma di Gesù, all'età di 12 anni viene cacciata dal tempio perché diventa impura, perché le vengono le mestruazioni e viene data in sposa sotto forma di lotteria agli scapoli di quel tempo e quindi viene aggiudicata per lotteria ad un falegname anziano. Ecco, anche lì c'è questa, diciamo, questa predisposizione a far capire come il potere in qualche maniera possa dilaniare un pochino questo sottofondo di umanesimo che i personaggi si portavano dietro. Un pochino questa è la storia, credo di aver capito. Io ho assistito a una trentina di concerti di Fabrizio De André e mi sono appuntato a tutte le cose che diceva, grosso modo. E queste cose si trovano. C'è una tua foto in un concerto di De André che è apparsa, è stata pubblicata nel libro I Concerti. Ecco, io quella non me la ricordo, devo essere sincero, perché mi ricordo che mi spinsero davanti al palco, però non ricordo se questo mi dette la mano. C'è sta foto dove sembra che sia io, però... Vabbè, è una cosa normale. C'era gente che faceva la fila... a fine concerto si faceva la fila per andarlo a salutare, io l'ho fatta sempre, poi arrivato alla porticina, come lo vedevo, giravo perché mi veniva l'ansia. Però immagino che sa quante invidie prima e ora. No, ma c'è gente che ci ha parlato, che ci ha fatto l'autografo, che ci ha discusso, che gli ha fatto firmare alcuni libri che aveva scritto, o che ne so, alcuni anche dei musicisti che facevano, che lo omaggiavano delle loro incisioni, eccetera. Quindi io non ho